Ciao da Avsim, pausa nazionale e anche opportunità di fare un bilancio sui migliori giocatori in Serie A. Chi sono i giocatori migliori per rendimento basandoci su alcune statistiche salienti, su alcuni dati, su alcune, diciamo, fasi di gioco, su alcuni elementi che si vedono in campo, cioè tiri, passaggi, contrasti, intercetti e quant'altro. Facciamo questo bilancio che può esservi utile magari anche per il fantacalcio, anche se non vi porto le medie voto e le medie punteggio dei vari giocatori. Allora parliamone da un punto di vista statistico, da un punto di vista del rendimento di calcio, che è qualcosa di più interessante, di più importante rispetto al pure semplice fantacalcio, che poi è qualcosa di più utile, di più divertente forse, ma di meno attinente alla realtà. E attinente alla realtà invece sono questi dati che ho preso da WhoScored.com, dove trovate anche tutti gli altri dati se volete approfondire, ma sono andato a selezionare per voi quelli che sono i migliori giocatori della Serie A ad oggi, 12 ottobre, o comunque a questa settima giornata in questa pausa nazionali. Ve li leggo in elenco, vi dico il primo, il secondo e il terzo e vediamo anche quanti e quali giocatori della Juventus sono presenti in questa classifica dei migliori della Serie A. Partiamo con il migliore per contrasti vinti, Allan, 4,2 contrasti vinti in media a partita. Al secondo posto troviamo Dimitri Bisoli con 4 contrasti vinti a partita e Palomino con 3,8, quindi giocatori da tenere d'occhio. Per quanto riguarda invece gli intercetti, il migliore è Armando Izzo, 3,1 intercetti in media partita. Al secondo posto c'è Criscito con 2,9 e lo stesso Palomino con 2,8. Quindi Palomino in fase difensiva è uno dei migliori di questa Serie A, essendo terzo per contrasti e terzo per intercetti, unico giocatore ad essere presente nella top 3 di entrambe, diciamo, di entrambi i fondamentali. Passando oltre, vediamo che il giocatore con il maggior numero di passaggi corti completati in media a partita è Marcelo Brozovic, che ne completa 65,7, quindi il vero playmaker della Serie A è Brozovic, anche se abbiamo visto che Pjanic ha dei numeri sicuramente migliori nel complesso. Ma per quanto riguarda i passaggi corti completati, il migliore è Brozovic. Al secondo posto c'è Fabian Ruiz con 65,2 e poi Skriniar, sempre dell'Inter, con 63,7. Un Inter che fa tantissimi passaggi, è un Inter che è molto precisa nel giropalla, però vediamo che comunque ci sono anche altri dati interessanti. Che sono relativi, ecco, per quanto riguarda soprattutto ecco Pjanic, ma ve ne ho parlato a parte. Pjanic non è presente, dicevo, in questa classifica. Non vi sto portando però quella che è la miglior percentuale di precisione dei passaggi, tutto considerato, quindi senza la distinzione tra corti e lunghi, e lì sicuramente Pjanic è tra i migliori della Serie A. Parlando invece di questi dati, non è presente, ma questo non significa che la Juventus non sia in grado di fare un buon giropalla, anzi. E invece chi è il migliore per passaggi lunghi completati in media partita? Qui un discorso di qualità del gioco forse non c'è. Troviamo Bruno Alves con 9,3, poi c'è di nuovo Brozovic con 9,1 e pensate Musso, portiere argentino dell'Udinese, con 8,7. Dato significativo perché sicuramente i portieri lanciano lungo molto più dei giocatori di movimento, però Musso, che è così preciso, significa che è molto bravo con i piedi, quindi tenete anche a mente questo per quanto riguarda la qualità e il rendimento dei giocatori in Serie A. Passando invece a qualcosa di più offensivo come i key passes, quindi i passaggi che mandano al tiro i compagni, diciamo gli assist mancati, perché i key passes non sono altro che questo. Al primo posto c'è Eric Pulgar della Fiorentina con 3,4 key passes a partita. Sono veramente tanti. Pensate che il migliore d'Europa è De Bruyne, che ne fa 4,1, 3,4 e a poche lunghezze. Al secondo posto c'è Lorenzo Pellegrini, 3,3 che passa questa partita. Purtroppo adesso è infortunato. Stesso score per Caglion, 3,3. E poi vi suggerisco anche, vi do anche il migliore per quanto riguarda i dribbling riusciti. Ma questo forse lo sapete perché se ne ho un po' parlato, l'ho letto qui, l'ho letto un po' in giro. Chi è il migliore per dribbling riusciti in Serie A? Nomi che non vi aspettereste, magari, perché uno penserebbe, non so, Chiesa, Ribéry, Cristiano Ronaldo. No, è Filippo Falco che ne fa 3 a partita pieni pieni. Subito dietro c'è appunto Ribéry con 2,9 e poi c'è Boga con 2,8. Altri tre dati vi devo dare e poi abbiamo concluso per quanto riguarda le statistiche di questa Serie A 2019-2020 alla settima giornata secondo WhoScored con i migliori giocatori, e cioè il numero di duelli aerei vinti su cui spicca Bani, 4,8, chiaramente un difensore. Poi c'è Bruno Alves con 4,2
1,7, ma attenzione perché al terzo posto, come maggior numero di duelli aerei vinti a partita, c'è Romelu Lukaku, 4,4. Lui è stato acquistato anche per questo, viene schierato da Conte anche per questo, ha anche questo nel suo repertorio, nel suo bagaglio tecnico, e lo sfrutta in questo momento molto molto bene. Chiudiamo con il penultimo dato, che è quello dei tiri in porta, e questo ve ne ho già parlato parlandovi dei top d'Europa, e cioè che Berardi è al vertice in Europa insieme a Neymar e Lewandowski per maggior numero di tiri in porta a partita, 2,6, e quindi naturalmente anche il migliore in Italia, seguito al secondo posto da Cristiano Ronaldo, che di tiri in porta a partita ne fa 2,2, quindi ha l'opportunità concreta di segnare 2 gol a partita, e se non fosse per qualche fuorigioco e traversa di troppo li avrebbe anche segnati. E poi ci sono al terzo posto ex aequo Chiesa e Muriel con 2 tiri in porta a partita in media in questa Serie A. Ma chi è il migliore invece per tiri totali? E chiudiamo, ed è proprio Cristiano Ronaldo, che è il migliore per tiri totali a partita in Europa, e quindi naturalmente anche il migliore in Italia, con 6 tiri a partita. Al secondo posto c'è Berardi con 5,2, e poi c'è Chiesa con 5,1. Questi erano i dati, quindi, per diciamo fare un approfondimento, una breve analisi su chi sono i migliori giocatori per rendimento in questa Serie A. Vedete che come giocatori della Juventus ce ne sono pochi, ma qui parliamo comunque di dati tendenzialmente individuali. Che la Juve sia una delle migliori squadre d'Italia a livello di gioco espresso fin qui, pur essendo non ancora al 100%, non ci sono dubbi. Che sia anche una delle migliori d'Europa, nemmeno ci sono dubbi, ma possiamo e dobbiamo migliorare. Sarri lo sa, si sta lavorando tanto anche sui dati, anche sui numeri, anche sull'analisi, sulla match analysis e quant'altro. Quindi non c'è assolutamente da temer nulla. È chiaro che poi non ci interessa di avere il giocatore che fa più dribbling o il giocatore che fa più duelli aerei, se i dribbling e i duelli aerei non sono fondamentali, che rientrano con grande importanza nel nostro gioco, nel gioco che esprime la Juventus. E quindi queste classifiche ci servono soltanto per l'appassionato di calcio, per noi appassionati di calcio, per vedere quali sono i giocatori che stanno andando meglio e tenere a mente i loro nomi per quanto riguarda poi tutti questi dati che vi ho offerto. Se ne potrebbero approfondire anche di altri, ma insomma io mi sono limitato a questi basandomi su WhoScored. Che ne dite? Cosa ne pensate? Avreste detto che erano questi i giocatori rilevanti, di maggior rilievo per rendimento in questa Serie A? Ovviamente io ho escluso, non l'ho premesso, ma era abbastanza scontato, giocatori che hanno meno di 3 presenze, visto che ne abbiamo fatte 6-7 in totale di giornate. Non aveva senso includere anche chi ne aveva fatte meno della metà, eppure 3 e meno della metà, però insomma c'è la virgola, quindi esclusi insomma quelli che hanno fatto meno presenze, chiaramente, perché altrimenti avremmo sballato la classifica. Insomma, ve le aspettavate che erano questi nomi? Vi aspettavate per esempio l'assenza di Pjanic da questi dati, visto che è uno dei migliori giocatori in questo momento per rendimento, e è stato riconosciuto tale anche dal CS? Ditemi allora come la pensate nei commenti, mettete like se questo video vi è piaciuto per farmelo sapere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche su tutti i prossimi video se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!